Buonasera a tutti, bentornati a questa serie di incontri di domande e risposte relative ai webinar che Enzo tiene in commento al corso di Coverbiz il primo e il terzo venerdì del mese. Grazie a tutti. Anche questa volta sono arrivate molte domande e cercheremo di dare risposta. Buonasera Enzo. Buonasera a tutti, siamo qua pronti, speriamo di farcela anche questa volta. Sono domande un po' difficilotte, eh? State alzando il tiro, come si suol dire. Stanno testando i limiti. Coraggio, dai, Silvia. Cominciamo. Cominciamo con le domande di Antonio. Sì. Prima domanda. Si può preparare già il disegno, È sei già già pronto? Sì. pronto? Vuoi che lo mostri già? No, Perché no, prima leggi la domanda. è per la domanda dopo il disegno. Sì. Ok. Allora, prima domanda. Riguardo all'azione di Saturno e Marte diretta. Non è anche Marte che sveglia la pianta e le dà l'impulso a salire? Cosa c'è di diverso in Saturno che hai detto che le dà la verticalità? Allora, Marte è uno che non scherza, mettiamola così. Quindi Marte può essere il soldato, ma può essere anche, diciamo, il soldato che attacca, ma anche il soldato che difende. Capite? Quindi questo guerriero può essere visto in due modi. Può essere il tuo grande nemico o il tuo più grande amico. Quindi questa è la forza di Marte, questo movimento determinato, agire sapendo cosa fare, avendo ben chiaro lo scopo e l'obiettivo. Questo se vogliamo dare un indirizzo a Marte. Poi Marte è anche la forza che in tutto il cosmo, nel sistema planetario, chiedo scusa, dà la forza a tutti i movimenti di tutti i pianeti. Quindi Marte non è solamente che agisce su di sé, ma nel dialogo con i pianeti, la rotazione, la rivoluzione, quindi un movimento determinato che prende armonia anche dai cherubini, dagli spiriti dell'armonia. E sopra di lui c'è Giove, quindi la saggezza, quindi un movimento in armonia con saggezza. E sopra ci sono i troni, che è l'amore sacrificale. Quindi un movimento in saggezza, in armonia, che è la capacità anche di sacrificarsi. Questo sarebbe, diciamo così, il guerriero che ti fa da custode. Ecco, quindi Marte certamente dà l'impulso alla pianta a salire. Questa è una delle funzioni di Marte. Io nel mio schema ho scritto invece la volontà di esistere e resistere. Ma chiaramente la pianta che sale a fiore è la volontà di esistere e non restare nella foglia, ma di andare su a fiore, di completarsi. Quindi salire a foglia rientra nella volontà di esistere. Ci entra benissimo. Poi ho aggiunto anche di resistere, perché resistere, se uno ti attacca, devi resistere. Se ti attacca il caldo, il freddo, il secco o un parassita, voi sapete che quando certi parassiti pungono le foglie, la foglia reagisce con un ispessimento della cuticola. Finché può, chiaramente, no? Per gli afidi succede così. Poi gli afidi si sono organizzati, per cui superano le difese di Marte. Però tutto questo è il mondo di Marte. È un mondo più ricco di dire semplicemente portare a foglia. Certamente, pardon, portare a fiore. Certamente è un'azione di Marte, ma va vista in un contesto più ampio. Quindi io direi questo superamento di una fase per entrare in un'altra. La pianta è radice foglia, quindi anabolismo, anabolismo, anabolismo. Quando va nel fiore entra in catabolismo e quindi va a morire. Quindi questo è un elemento dei troni, capite? La volontà sacrificale. E poi lo fa quando ha superato un certo numero di ore di luce. Quindi questo c'è Giove, capite? Lettere di luce, la saggezza. E c'è questo movimento che a un certo punto organizza la linfa, organizza le cellule, organizza tutto l'essere della pianta che la porta a salire. Quindi vorrei con l'occasione dire qualche parola di più su Marte, capite? Quindi cerchiamo di comprendere questo Marte, che più lo comprendiamo, più lo potremo utilizzare anche per le difese delle nostre piante, perché avevo già accennato che c'è un albero che in modo particolare incarna le forze di Marte, che è il pero.
E il pero, nel mondo dei peri, soprattutto il pero selvatico, quello che ha le spine, e quello porta proprio la forza di resistere. Quindi un pero selvatico piantato in mezzo a un frutteto, non uno solo, con le giuste proporzioni, come dire, trasferisce la forza di resistere, la capacità di resistere alle altre piante che sono più deboli, perché sono state troppo ingentilite. Ecco, questo fa sempre parte di Marte. Quindi la resistenza, la volontà di resistere anche affrontando il catabolismo, affrontando già una funzione di morte, ma dice io devo completare il mio ciclo, io devo manifestare completamente l'io di gruppo e quindi vado anche incontro ad un aspetto di morte. Tutto questo è Marte. Spero di aver stato abbastanza chiaro. Allora proseguiamo con la domanda successiva. Ricordatevi che se c'è bisogno potete anche intervenire nella chat. Sì, siamo presenti. Sì, questa sera la teniamo d'occhio. Proseguiamo con le domande di Antonio. Riguardo al terzo schema, con i preparati inseriti intorno alla pianta e i quattro elementi di Aristotele, non riesco, o perlomeno devo abituarmi, a concepire il 502 in relazione a Marte, Giove e Saturno indiretti, come il 506 in relazione a Luna, Mercurio e Venere in azione indiretta. Scusate. Ovvero, nel primo caso il 502 favorisce l'azione del Sole notturno e dell'inverno, ma serve anche la presenza della silice per far scendere i pianeti esterni ed il 502 è più legato al calcare. Nel secondo caso del 506, lui favorisce l'azione del sole diurno, ma serve il calcare e il freddo per muovere i pianeti interni. Bene, va bene, vediamo un po' di rispondere. Allora, prima di tutto confermo che il 502, quindi il preparato di Achillea, favorisce l'azione del sole notturno, ma non per inverno. Nello schema non c'è scritto inverno, bensì la primavera e estate. Quindi il caldo, il calore che penetra nel terreno, e come dice lo Steiner, lo rende vivente. Quindi il calore, inteso come calore e temperatura, si rovescia nel terreno, come dire che si incarna in esso, e passa dalla condizione eterica alla condizione eterica, scusate, di etere del calore. Quindi il calore e temperatura non è eterico, il calore, chiamiamolo fisico, avrebbe un nome, si chiama calore estinguente, perché è quello che brucia, che consuma la legna e le altre sostanze combustibili, mentre l'etere del calore è quello che dà un futuro, è il tempo del futuro. Quindi il calore, temperatura, diventa un calore che crea un futuro nel terreno. Quindi un futuro per il seme che viene messo in quel terreno. Quindi, riguardo sempre al preparato di Achillea, il 502, lo Steiner non lo collega al calcare, non so da dove viene questa informazione, ma lo collega allo zolfo e al potassio. Quindi, ho preso la nota, scusate, pagina 127, si può controllare. Inoltre, lo Steiner ci dice che l'Achillea migliora quanto deriva da una debolezza del corpo astrale. Pagina 125. Anzi, per favore, anche quando mi scrivete cose, mettete i riferimenti, perché sennò io questo, che l'Achillea è legata al calcare, ho dovuto leggermi due volte una conferenza per cercare questo riferimento che non c'è. Quindi, per favore, mettete anche i riferimenti bibliografici. Ci aiuta tutti. Quindi, se vogliamo porre adesso i vari piani in relazione ai pianeti, fai vedere la prima immagine. Abbiamo che i pianeti interni, adesso vediamo che arriva l'immagine. Eccola qua, ingrandisce anche un po' di più. Sì. Allora, cominciamo da sotto. Allora, abbiamo la Terra, poi abbiamo Luna, Mercurio, Venere. Questi sono i pianeti interni e io ho scritto vicino piano eterico. Non è un'esclusiva, ma hanno un riferimento principale al piano eterico. Poi abbiamo il Sole che fa da intermedio, va bene, Marte, Giove e Saturno, che sono invece più legati al piano astrale. E poi abbiamo ancora, sempre un po' con delle situazioni intermedie, se vogliamo dire Saturno, Cherubino, Zodiaco, Cherubinico e Serafinico, Via Lattea
regioni cosmiche, sia tutto quello che diciamo è stellare, che in relazione al piano spirituale. E poi viene avere il coraggio di guardare oltre le 12 regioni cosmiche, quindi oltre tutto quello che noi vediamo nel cielo fino all'ultima stella, e cominciare a pensare che non tutto ciò che è nella mente di Dio si è già manifestato. Quindi abbiamo l'immanifesto, piano sopra spirituale. L'immanifesto è il piano dove adesso si trovano, ad esempio, le nuove piante. Le nuove piante che non sono manifeste qui sulla Terra sono ancora nel piano immanifesto. Quindi il lavoro per, diciamo, sviluppare nuove piante vuol dire sviluppare una capacità di salire fino all'immanifesto. La modifica delle piante, siamo ancora in zodiaco, Via Lattea e 12 regioni, però le nuove piante sono nell'immanifesto, come anche i nuovi dispositivi, come anche tutto ciò che non è ancora manifesto. Macchine, energie libere, proprio di questo passo qua. Quindi dobbiamo avere chiaro bene questa disposizione. E sotto di tutto abbiamo la Terra, quel piano materiale, e lì c'è l'uomo. Quindi l'uomo, sopra abbiamo la Santa Trinità, articolata in Padre, Figlio e Spirito Santo, e sopra abbiamo la Santissima Trinità, anch'essa articolata in un principio Padre, un principio Figlio e un principio Spirito Santo. Questo è ancora semplificato, però ci può far comprendere le cose. Quindi la nostra cara Achillea, che lavora dove c'è debolezza del piano astrale, vuol dire che lavora in quella zona lì, Marte, Giove, Saturno. Questo quindi nei pianeti esterni. Lei è vicino al 500, è vicino al mondo terrestre, però porta il piano astrale nel piano eterico. Questa è la sua funzione. Bene, e teniamo presente che io ho fatto delle linee di divisione tra i vari piani, volutamente le ho fatte tratteggiate, perché dobbiamo aver chiaro, ma proprio chiaro, 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 che tutto è nel tutto, in una infinita molteplicità. Se io avessi scritto, invece che Luna, Mercurio, Venere, eccetera, avessi scritto angeli, arcangeli, arcai, eccetera, eccetera, queste sono le gerarchie spirituali. Però gerarchia è un termine che è anche militare, capite? Quindi il caporale non ha le indicazioni come le ha il sergente non le ha come le ha il tenente e via, 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 via. Invece qui tutto nel tutto. Quindi l'angelo ha chiaro il progetto divino fino alle regioni cosmiche, solo che ha una funzione diversa, una specificità, però tutti sono nel tutto. E il nostro lavoro è cominciare a superare le divisioni e cominciare anche a noi a porci in quel tutto nel tutto, perché anch'io ho un principio padre, un principio figlio e un principio Spirito Santo. Devo solo imparare a svilupparle. Quindi se io entro nel tutto del tutto, io posso collegarmi a tutte queste dimensioni. Chiaramente non lo faccio col corpo fisico, non lo faccio col corpo eterico tal quale, neanche con l'astrale tal quale, ma con la trasformazione di fisico, eterico e astrale. Questo è il lavoro di iniziazione, questo è il lavoro che lo Steiner si è speso in lungo e largo per dare le istruzioni ed è quello che era chiesto ai partecipanti al corso di Koberitz. Quindi, a maggior ragione, 100 anni dopo, questo lavoro dovrebbe essere ben chiaro. Se vogliamo arrivare alle nuove piante, questo lavoro semplicemente va fatto. Quindi, fino allo zodiaco, io arrivo ancora con le mie forze, diciamo così, per modo di dire, tradizionali. Ma già quando scrivo Via Lattea si arriva con lo sviluppo della Merkabah. La Merkabah individuale, attivata, si unisce alla Merkabah universale e mi permette di salire in Via Lattea. Poi il famoso pensiero puro, che più di uno di voi ha già citato, mi permette di collegarmi con le 12 regioni cosmiche. Questo devo averlo chiaro perché io ho la possibilità del pensiero puro. Avendo la possibilità del pensiero puro, posso essere cittadino di tutto quello che qui è rappresentato. Quindi dipende da noi. Bene, questo l'ho fatto. Bene, quindi per quanto detto lo Steiner si comprende il collegamento dell'Achillea con Marte, Giove e Saturno, con il piano astrale.
Anche il fatto che va inserito in una vescica di cervo, animale molto astralizzato e organo molto astralizzato, ci riporta appunto a questo mondo astrale. Va bene. Va bene. Quindi nel nostro schema, no, perdiamo ancora un paio di immagini, poi torniamo al nostro schema. Ecco, questa è l'Achillea a sinistra il disegno, a destra una foto. Allora, voi vedete nel disegno a sinistra l'infinita molteplicità di forme che vi è nell'Achillea. La molteplicità di forme è un gesto tipicamente terrestre, mentre ho appena detto che l'Achillea invece è astrale, pianeti esterni. Questo è il grande problema di Coverlis, comprendere che l'Achillea prende le forze del piano astrale, le porta nel piano terrestre, e questo è il disegno. Prova ad andare un momentino in questa immagine, Silvio, se no diventa troppo memoria, diciamo. Ecco, l'Achillea, vedete qua 502, no, 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 ingrandisce un po' di più. 502 in basso a destra, che si legano tutte le cose, vedete che parte dei pianeti esterni, tutto in basso a destra, sale. Tramite, diciamo, questa trasformazione, questo rovesciamento, torna a scendere nel piano terrestre, si impregna a questo punto di forze terrestri e risale nella pianta. Questo risalire nella pianta arriverà fino al fiore. Adesso torna all'immagine di prima, torna all'immagine che avevamo prima. E noi sappiamo che le forme terrestri sono forme, diciamo, filigrana, e l'Achillea lo manifesta in pieno. Però quando arriva il fiore, voi vedete che sulla destra ho rappresentato un cerchio tratteggiato per far vedere che in realtà tutto l'ombrello, diciamo, dei fiori di Achillea è una sfera, una parte di una sfera, quindi è cosmico. Allora, nell'Achillea cosa abbiamo? Semplicemente un ponte tra il cosmico e il terrestre. E l'Achillea prende le forze cosmiche astrali, le porta nell'eterico, le porta fin dentro terra e poi le fa risalire e le fa salire fino al fiore. Questo, ripeto ancora, è il grande problema di Coverlis, perché bisogna comprendere i pianeti e i preparati se li si guardano per la loro origine o se li guardiamo per la loro destinazione. È tutto un rovesciamento. La parola rovesciamento dovrebbe uscirvi dalle orecchie. E se non vi esce, farò in modo che vi esca dalle orecchie. Bene, quindi abbiamo compreso che il 502, secondo me, giustamente sta in quella posizione. Allora, abbiamo detto quindi l'Achillea che, come dice lo Stein, capta, assorbe, prende in sé le forze del piano astrale, che sono le forze dei pianeti esterni, e poi grazie al potassio. Perché non dimentichiamo che lo Steiner ha detto potassio, e il calore eterico vivente nel terreno, etere, l'astrale va nell'eterico, no? Ve l'ho appena detto, l'astrale va nell'eterico, l'astrale dei pianeti esterni, tramite, grazie al calore vivente del terreno, entra nell'eterico. È abbastanza chiaro, cioè, quando si comprende è chiaro, prima è un caos, come sempre, e quindi porta sotto il suolo queste forze. Abbiamo detto che poi risale lungo lo stelo, distribuisce le forze ectoniche di frammentazione ovunque, però alla fine c'è questo coronamento di queste forze e manifesta ancora la sua origine, il cosmo, con questo fiore fatto a emisfera, parte di sfera, ma si comprende. Va bene, quindi porta l'astrale nell'eterico, questa è la sua funzione. Questa è una funzione simile a quella del Tarassaco, che anche Antonio ha citato, il 506, che fa da ponte anche il Tarassaco tra la dimensione cosmica e la dimensione terrestre. In realtà i preparati sono tutti mercuriali, sono tutti che fanno da ponte per prendere una cosa e portarla dall'altra parte. Non agiscono in modo puntiforme, ma agiscono come convogliatori di forze dove c'è bisogno, dove c'è carenza. Allora, nel Tarassaco abbiamo ancora il cosmico e il terrestre, però qui abbiamo la dominanza del cosmico. Nell'Achillea abbiamo la dominanza del terrestre, la frantumazione della forma, con l'ultimo gesto cosmico dell'ombrello. Nel Tarassaco invece abbiamo la dominanza
dell'elemento cosmico, anche quel latticino che si forma, e poi il fatto della radice fittonante e avanti di questo passo. Bene. Allora, per comprendere i preparati, arriverà il momento dei preparati. Questa è un'anticipazione, però ben venga perché ci aiuta già a muovere il pensiero più avanti. Non saranno tutte cose nuove, ma incominceremo a pensare in termini dinamici e in termini di rovesciamenti e in termini di trasferimenti. Cioè, non pensiamo ai paracarri dell'ANAS. Questo è un continuo movimento, un continuo scambio di forze, perché tutto è nel tutto dell'infinita molteplicità. Tutto è nel tutto. Astrale, eterico, spirituale, fisico, tutto è nel tutto. Io sono qua con un corpo fisico, però ho anche dei processi eterici, ho anche dei processi astrali e delle azioni e impulsi spirituali. Tutto è nel tutto. Bene. Però lo Steiner ci dice che l'Achille è anche ricca di zolfo. Antonio ha fatto una domandona in realtà, eh? Però così l'Achillea un po', diciamo, l'abbiamo quasi fatta. Dovremmo farlo anche in inglese, però almeno per chi segue è quasi fatta. Ossia lo zolfo è un elemento che agisce come quintessenza all'interno del quadrato degli elementi. È un po' la pietra filosofale, la quintessenza. E questo zolfo è quello che muove tutta la proteina. Ci sarà una conferenza sulla proteina. Quindi la proteina è quella che sostiene il corpo fisico principalmente. Quindi lo zolfo fa sì che la pianta, e che lei in tutto ciò che è fisico, incominciando dalla sua fisicità, manifesta questo equilibrio dinamico tra le forze cosmiche e le forze terrene. Bene, quindi sarà l'azione dello zolfo che permetterà a questo impulso di manifestarsi nella radice. Vedete a sinistra che la radice è tutta frammentata, la foglia la conosciamo tutti, e così nel fiore, fino al puntino centrale dentro il fiore, no? Questa è la forza dello zolfo. Bene, però lo Steiner ci dice ancora del potassio. L'elemento del potassio ci permette di fare un passo avanti, perché il potassio, insieme al sodio, è un ambasciatore interno della costellazione della Vergine. La costellazione della Vergine è oltremodo importante, oltretutto perché tiene in mano una spiga di frumento. E lì c'è un simbolismo molto profondo che magari un giorno ne parleremo, adesso andiamo avanti. Bene, e il potassio insieme al sodio, quindi i due ambasciatori in terra della Vergine, permettono quella che con un termine deliquenziale è chiamata pompa sodio-potassio. Fammi vedere la pompa sodio-potassio. Ecco, la cosiddetta pompa sodio-potassio, ho usato proprio, devo metterlo tra virgolette, cosa che me lo scrivo perché è un'ingiuria, è come dire che il cuore è una pompa, capite? Sono tutte pompe per loro, non c'è vita, sono pompe, pompa è meccanismo. Allora, cosa succede? Che la cellula con la sua membrana è inserito nel liquido interstiziale, parliamo di cellule anche vegetali o umane, e c'è un dialogo tra la cellula e questo liquido. La cellula possiamo vederla come vita incarnata, bios, e il liquido possiamo vederlo come vita diffusa, zoe, ossia il liquido interstiziale per la cellula, che è un bios, diventa un zoe. E c'è un continuo scambio tra bios e zoe. Questo dovremmo impararlo, perché se impariamo a farlo bene, riusciamo a nutrire le piante senza concimazione. Quindi il sodio ha questa capacità, aspetta che me l'ho scritto, beh, lo sodio, dunque, aspetta che ho cominciato col potassio qua, beh, il potassio, dai, agisce dall'interno della membrana cellulare con impulso centripeto, assorbente, quindi con un rovesciamento, mentre il sodio agisce dall'interno con un impulso centrifugo diffondente, butta fuori, una butta verso il dentro e una butta verso il fuori. Facciamo così, lo scambio. Lo scambio avviene sulla membrana e questo scambio permette la produzione, dicono, di energia, il famoso ATP, che non è altro che la vita. La vita si nutre tra il cosmico e il terrestre, tra il diffuso e l'incarnato. Allora, tutto questo cosa ci serve? Perché questo approfondimento? Qui siamo sempre a parlare della nostra Achillea, capito, del 502. Vuol dire che porta
da una situazione libera a una situazione incarnata, come abbiamo visto nello schema dei preparati. Ma soprattutto, siccome c'è una regola universale che dice così in alto, così in basso, così prima, così dopo, questo schema potremo benissimo vederlo in un altro modo. Potremo vedere, dove qui vedete K, potassio, ione positivo, potete vedere il cosmo intero. E a sinistra, quell'arco di cerchio che è una parte della cellula, potete vedere ad esempio la Terra, un organismo vivente. Questo significa che la Terra si nutre dal cosmo. Ma che parte del cosmo? Da quello che potremmo chiamare il liquido interstiziale che vi è tra i vari corpi celesti e tra le varie stelle. Questo liquido interstiziale, tra virgolette liquido, è di natura eterica, astrale e spirituale. E quindi continuamente il vivente si collega a questo immanifesto, a questa forma di vita libera. Questo avviene continuamente e questa forma di vita libera non si fa altro che chiamare che la madre che protegge e sostiene ogni forma di vita. Quando noi vediamo il cielo blu, in quel cielo blu non c'è il nulla, ma c'è la forza della madre che protegge e sostiene ogni forma di vita. Dovremmo cominciare a pensare anche in questo modo, perché quello che avviene nel cielo blu, quindi si riflette nella pianta, parlando di pianta, ma anche dentro di noi, e l'Achillea lo potenzia. E più avanti vedremo come all'interno poi della cellula, ancora, questo si ripete un'altra volta, ancora più in piccolo, all'interno dei mitocondri. E studieremo come c'è un 502 per potenziare questo nutrimento dell'incarnato grazie al libero, così all'interno dell'incarnato ci sono i mitocondri, questi corpuscoli all'interno delle cellule, che giustamente attivati e potenziati possono darci vita. Continuamente il processo di trasferimento dalla vita diffusa alla vita incarnata. Questo lo faremo. Nei prossimi incontri parleremo di questo, quindi questa è una grande anticipazione. Bene, per quanto riguarda i quattro elementi terra, acqua, aria, fuoco della domanda, torna ancora allo schema generale, dai, per favore. Quello grande, dai. Allora, torna un po' più sul 506, quello lì. Il 506 origina, vedete, a sinistra, dai pianeti interni. Però dopo scende, si rovescia, risale e si manifesta nei pianeti, come nella parte superiore della pianta, nel tarassaco. Noi prendiamo i capolini del tarassaco per fare questo preparato. E dall'altra parte abbiamo il 502 che origina dai pianeti esterni, a destra, e poi si rovescia e agisce nella parte bassa per dare questa ultima eco della sua azione nel fiore dell'Achillea. Quindi, sono di origine in un modo e di manifestazione in un altro modo. Questo è il grande problema, che cosmico e terrestre continuamente si rovesciano uno nell'altro. Per cui noi che studiamo un po', studiamo i preparati nella loro applicazione, quindi 506 fiore, è giusto, 502 radice foglia, è giusto. Ma la loro origine è completamente rovescia. Quindi il 506 si manifesta nella parte cosmica, però ha origine terrestre. Il 502 si manifesta nella parte terrestre, ma ha origine celeste. Questo è il segreto di Coberlitz, almeno come io l'ho interpretato dopo questi circa 40 anni di letture e di riletture. Però così si arriva a comprendere. Vi invito tutti quanti a rileggere la seconda e la sesta conferenza di Coberlitz alla luce di questo schema e vedrete che tutto torna. Bene, c'è quell'altra immagine da tornare indietro un pochettino. Sì, mentre leggo la domanda faccio vedere qui in modo che si capisca la domanda se Sì, beh, qua posso. ci sono i quattro elementi. Appunto. No, però, sì, beh, allora. Così si capisce perché è nata la domanda, forse. Sì. Va bene. Allora, Antonio chiede sui quattro elementi, che non comprende appunto l'elemento terra, il
in relazione al 506 e l'elemento aria in relazione al 502, mentre gli altri due tornano. Perché sono la loro origine. Non bisogna confondere l'origine con la destinazione. Vado sull'altro Io schermetto. penso sia chiaro così. Ragazzi miei, questo non è da guardare e, come dire, chiudere. Qua bisogna meditarci sopra. Se si vuole entrare, bisogna meditare. Questo ho fatto stamattina un disegnetto, poi ho dimenticato di completare le frecce, credo, scusa, però lo vedete qua, origine e meta. Quindi lo spirito, in alto a sinistra, agisce, agirà nel fisico. L'astrale, e la freccia andava rovesciata, Vuoi che lo agisce. cambio? No, no, lo farò io. Agisce nell'eterico, ma anche l'eterico agisce nello spirituale, mi raccomando. L'eterico, vedete sotto, a sinistra, l'eterico a sinistra, sì, lascia stare per favore. Ma anche poi chi rivede il filmato magari. Vabbè, l'eterico agisce nell'astrale, ma abbiamo appena detto che anche l'astrale agisce nell'eterico. Cioè, sono tutte frecce doppie, tanto per capirci, tutte. E alla fine abbiamo il fisico che agisce nello spirito, ma abbiamo detto all'inizio che lo spirito agisce nel fisico. Cosa vuol dire questo? Che se io ho un problema nel piano fisico, in basso a destra, devo fare una cura, una medicina di origine spirituale. Se ho un problema nel piano astrale, devo prendermi una medicina di origine eterica, vegetale. Se ho un problema nel corpo eterico, devo prendermi una medicina, un rimedio, un qualcosa di origine astrale, perché tutto si rovescia. Noi, nella nostra semplificazione concettuale, fai una riga orizzontale, se no con il rosso, pensiamo che lo spirito agisca nello spirito. Guardami, Silvia, fai solo col rosso, spirito nello Sì, spirito. vabbè, non ho il rosso, è inutile Ah, che vabbè, ereditato, ce la tieni. vedi qui? No, è il bollino, bastava il bollino. Ah, non è una riga allora. Ma è una lì, va bene. Noi pensiamo che l'astrale agisca nell'astrale, sotto, l'eterico nell'eterico, il fisico nel fisico. E certamente c'è anche un tipo di azione di questo tipo. Certamente, perché se io mi prendo una martellata fisica mi fa male il corpo fisico, ma il corpo fisico io vedo la deformazione che c'è sul mio dito che ho sbagliato a prendere il chiodo, però il dolore è nell'astrale e l'astrale sente il dolore perché quando io ho martellato il dito, lo spirito lì momentaneamente si allontana. Quindi il fisico agisce nello spirito, lo spirito. Fai il fisico in basso a sinistra, Silvia. Il fisico agisce in alto nello spirito, lo spirito si allontana con la martellata, resta l'astrale, l'astrale non più controllato grida, più ai 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 più che può, e crea un'inibizione eterica nel corpo eterico, e il corpo eterico a un certo punto non più controllato dall'astrale si gonfia, la botta si gonfia. Bene. Questi sono i processi, questa è la base della medicina anche, come individuare i rimedi. Però adesso ci interessa l'agricoltura. Quindi, se io voglio agire nel fisico in agricoltura, voglio farmi le mie piante in qualche modo più sane, la prima azione è spirituale. Vedete che la prima azione è lo spirito che scende nel fisico. Se voglio rinforzare l'eterico delle piante, devo agire dall'astrale. Quindi la devozione, la sacralità mentre si fanno i preparati, mentre si spruzzano. E non andare col trattore in quarta marcia e magari con le cuffie nelle orecchie, capite? Se voglio agire nell'astrale, devo invece attivare l'eterico. E avanti di questo passo qua. Quindi è un mestiere e non è facile. È uno dei mestieri più difficili. Bene. Io credo, spero che questi rovesciamenti per lontananza siano abbastanza chiari. Vedete, allora torna ancora in alto, sì, lo spirito a sinistra, il più lontano è il fisico in basso. Poi il fisico in basso a sinistra e il più lontano è lo spirituale. Poi abbiamo l'astrale di sinistra, ma il più lontano, essendo già occupato il posto dello spirito, il posto del fisico, è l'eterico. E a sua volta l'eterico, il posto più lontano che è rimasto, è l'astrale. Quindi non vanno in linea diretta, ma vanno con rovesciamento. Io spero di essere stato abbastanza chiaro. La domanda di Antonio.
Sono quasi tre quarti d'ora. Però stiamo entrando nei preparati, bisogna stare attenti, se no quando faremo i preparati, queste cose bisogna ripeterle e può diventare un po' ridondante, no? Prego. Allora, le domande di Antonio sono terminate, ora ci sono quelle di Nina. Nino. Nino. Ho capito Nina. Nino. Nino. E lascio stare i saluti e la premessa e vado direttamente sulla domanda. Nina è molto gentile. Dunque, prima domanda. Steiner dice che nella conferenza che il calore e la luce penetrando nella terra acquistano vitalità, mentre l'acqua e i minerali perdono la loro precedente vitalità. Dice poi che questa vita, un certo tempo prima e un certo tempo dopo il periodo che va dal 15 gennaio al 15 febbraio, può essere sfruttata per la crescita delle piante. Potresti spiegarci bene questo processo? Ha a che fare col sacrificio degli esseri elementari che perdono, offrono la loro vita per entrare nella forma cristallina? Ecco, devo darti una risposta un po' troppo secca, scusami. Tutto questo è fondamentale, però lo tratterò quando parlerò scusate, delle 13 notti sante, probabilmente già al prossimo incontro, vediamo come mi organizza, per cui non entro nei particolari. Però è l'unico modo per dirigere la crescita delle piante. E lì c'è nascosto anche il famoso preparato di argilla. E per chi vuole pensare, dal 15 gennaio al 15 febbraio, a metà circa, c'è la candelora. Fate i conti della candelora, quanti giorni è dopo Santa Lucia, Natale, 31 dicembre o 1 gennaio, e vedrete che sono i numeri molto vicini a Pentecoste, Quaresima e ciclo cristico. Fate i pensieri, così arrivate preparati per la volta prossima. Prego. Continuando il paragone tra il diaframma umano e il terreno agricolo, potremmo dire che il diaframma è un muscolo che rimane involontario finché non portiamo su di esso la coscienza. Ma se lo facciamo, possiamo regolare il ritmo e l'intensità della respirazione. Se lavorassimo il suolo in modo consapevole, potremmo agire sul fluire delle forze soprasolari e sottosolari, un po' come faceva su di sé lo yogi, nell'antica iniziazione. Possiamo definire quindi l'agricoltura che stiamo portando avanti come un'agricoltura rosicruciana, in quanto essa arriva al cuore solo dopo essere passata per il pollo del capo, calcare, e del metabolismo, silice? Allora, la risposta è che sicuramente è un'agricoltura rosicruciana. Intendendo con rosicruciano un cammino iniziatico che parte dallo studio, quindi dalla testa, ma non lo studio mnemonico o così diciamo cattedratico. Uno studio che entra nella realtà delle cose, come abbiamo visto il nome segreto degli elementi chimici, scende nel cuore, quindi nel cuore c'è questo elemento devozionale che abbiamo appena citato parlando dei preparati, e quindi un cuore che inizia a pensare, sentimento vuol dire la mente del sentire, quindi sentimenti dove c'è un pensiero di qualità nuova, una mente che percepisce in modo nuovo attraverso il cuore, per poi giungere alla volontà per porre in atto soluzioni favorevoli, necessarie per l'evoluzione. E queste sono le libere azioni, le azioni libere che sono la liberazione dell'uomo dalla conseguenza della caduta. Quindi sicuramente sì, e tornando alla prima parte della tua domanda, bisognerebbe inventare degli attrezzi agricoli che agiscono come tu suggerisci. Nel lavoro precedente che avevamo fatto dei prototipi, costavano però a portarli in pratica, erano improponibili economicamente, per cui abbiamo fatto un'altra soluzione più economica che dinamizza il terreno e questo l'abbiamo portato nei nostri prodotti.
Magari se c'è interesse, una di queste volte vi faccio vedere l'attrezzo che abbiamo realizzato. Avanti. Il preparato di argilla che ha pensato Ugo Erbe utilizza la trachea come organo animale contenitore. Essendo la trachea il canale che porta l'ossigeno fino all'incontro col sangue, potrebbe effettivamente essere l'organo adatto a fare fluire le forze di Saturno, Giove e Marte verso l'alto nella pianta? E io mi sono risposto, domanda molto interessante. Allora, è una domanda veramente che muove tanto questo. Allora, la trachea, che è qui, segue la laringe, che è qua. La laringe c'è la parola. La trachea fa parte del tubo della respirazione. Anzi, possiamo già guardare l'immagine, Silvia. Guardiamola qua, così lavoriamo questa, no? Eccola qua. Allora, la trachea, no, non lascia così, è in alto a sinistra dove c'è scritto sal, vedete? Scusate, la laringe. Questa è la laringe, vedete? Questa è la laringe dell'uomo, dove ci sono le corde vocali e tutto quanto. Ora, questa è un'immagine che ho trovato su internet, non è forse la migliore, però mi serviva che si vedesse anche la trachea e poi anche i bronchi e tutto quanto. Se trovate delle immagini migliori, e vi assicuro che ci sono, la laringe corrisponde come forma esattamente all'utero femminile. Chissà perché. Chissà perché. Noi sappiamo che adesso l'utero femminile è l'organo di riproduzione. Chi ha studiato antroposofia sa che in futuro sarà l'uomo, genererà un altro uomo dalla laringe. Il cambio della voce. Il sviluppo del pomo d'Adamo nei ragazzi con la pubertà ti indica che nella laringe già sta avvenendo qualcosa. Quindi noi abbiamo nella laringe questo polo contratto scritto sal come processo di condensazione a cui segue un mercur, quindi un processo di trasmissione mercuriale, e poi abbiamo il sulfur con l'espansione dei bronchi, bronchioli, tutto quanto. Allora, se io adesso a sinistra guardo la pianta, vedete, la pianta è tutto l'apparato di respirazione rovesciato. La linea nera sulla destra rappresenta la linea del suolo. E quindi è abbastanza chiaro perché noi, diciamo così, con la nostra respirazione emettiamo CO2. La pianta, che è rovesciata rispetto all'uomo, invece assorbe CO2 e si nutre di CO2. Capite che c'è proprio una polarità completa tra questi due. E se la laringe corrisponde al sal nell'uomo e alla radice nella pianta, il sulfur corrisponde ai bronchi nell'uomo e ai rami, alle foglie nella pianta, abbiamo il mercur che invece è il tronco, come elemento di scambio, di unione tra queste due polarità. E qui ci sono adesso non più i quattro elementi, i quattro piani, qui ci sono i tre processi vitali. E vedete che c'è ancora un rovesciamento. Abbiamo ancora un rovesciamento. Tutto procede per rovesciamenti. Quindi, quello che è interessante è guardare adesso il mercur, perché la funzione mercuriale, questa funzione nella trachea di tronco, e nell'albero proprio si chiama tronco, è chiaro, nasconde un'altra cosa, che lì vi è nascosta una funzione cuore. Non è il cuore, ma vi è una funzione di tipo cuore. E se io guardo l'albero, nel centro del tronco vi è appunto questa funzione cuore. Chiaramente la pianta non ha un cuore, però ha una funzione cuore che la posso trovare in quel punto. Per cui l'importante è che il tronco non sia corto, ma che possa svilupparsi, in modo che questa funzione cuore non venga compressa. Poi più avanti, studieremo anche come potenziare questa funzione cuore. Adesso stiamo nelle domande in italiano, per cui non possiamo toccare troppi argomenti. Bene, allora noi abbiamo questo rovesciamento, vabbè, e quindi abbiamo la forma adesso della pianta con le forze di contrazione sal sotto, la radice è la più salina, il mercur che è il cambiamento, la linfa,
che sale, che scende, e il sulfur superiormente con l'espansione, che non è solo l'espansione della chioma, abbiamo anche i profumi, gli aromi, i pollini, capite? Quindi questo è il mondo. Quindi Ugo Erbe giustamente è individuato nella trachea del bue questa funzione per fare il preparato di argilla. Come il Bonnino, anch'io mi sono studiato i preparati di Ugo Erbe e poi ho deciso di fare un'altra cosa. Questa è la libertà che ognuno ha, per cui il mio preparato di argilla non l'ho fatto usando una trachea, ma usando un corpo di vacca opportunamente interrato. E l'ho interrato durante le famose 13 notti sante di cui dovremo tutto parlare. Va bene. Allora, e ancora una cosa. Se si comprende che sotto nella pianta c'è il processo salino che corrisponde alla testa nell'uomo, voi comprendete come questi apparati radicali, sempre più ridotti, compressi, inanizzati, fanno sì che la pianta non sappia, virgolette, pensare. I tronchi sono sempre più corti, l'impalcatura è sempre più bassa, quindi anche il cuore vi è sacrificato e rimane una chioma, che noi vorremmo sempre più grande, espansa e ricca di frutti, quindi è come dire volere la volontà dell'uomo senza avere il pensare e il sentire che la guidano. È una forzatura per cui le piante si ammalano, giustamente, correttamente, dovutamente si ammalano. Allora uno dice, allora dovrei allungare il tronco. Sì, però se allungo il tronco, chi arriva più a potare? Adesso con la legge sulla sicurezza tutto diventa un problema. Quindi noi dovremo inventare un qualcosa per cui la pianta, pur con tronco corto, sviluppi la funzione cuore come se il tronco fosse lungo. Questo lo vedremo quando parleremo in inglese. Stessa cosa per la funzione testa. Potenziare la funzione testa anche se l'apparato radicale è ridotto. Questo significa iniziare a fare degli interventi, dei preparati, dei rimedi specifici, ma di questo appunto parleremo più avanti. Va bene. Ancora una domanda di Nino. La volta scorsa ci ha introdotto nell'infinito mondo delle azioni planetarie e zodiacali, macrocosmo, per poi dirci che attraverso la loro comprensione possiamo attingere alle stesse forze nella nostra interiorità, microcosmo, preparandoci ed educandoci al pensiero puro. Possiamo percorrere la stessa via per sostituire le sostanze di natura e gli organi animali che servono per i preparati, oppure si tratta di un approccio diverso? Grazie. Bene, sicuramente la strada è questa, non ci sono dubbi. E questo per molti motivi. Uno, che reperire certi organi animali diventa sempre più difficile, e sono rifiuti speciali. Due, magari anche la protesta degli animalisti, anche se noi raccogliamo animali già morti, però diciamo, come dire, è sempre meglio lasciarli stare. E quindi ci arriveremo. Ci arriveremo, non di sicuro questa sera, ma di sicuro ci arriveremo. Però voglio far notare una cosa, che lo Steiner nel corso di agricoltura ha parlato di pianeti, pianeti e pianeti. Ha parlato anche di cosmo, 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 però non ha citato lo zodiaco. Non ha citato lo zodiaco, non ha citato la Via Lattea, non ha citato le 12 regioni cosmiche. Allora, se uno è uno studioso un po' più attento, dovrebbe anche porsi la domanda del perché non è citato il mondo delle stelle. Non so se tra gli studiosi qualcheduno ha fatto questo pensiero. La mia risposta è che sarebbe stato il contenuto dei prossimi corsi, del secondo e del terzo corso di agricoltura. Per cui Steiner non ne parla nel primo, è come una sua pedagogia, incomincia dalle cose basilari e poi si allarga sempre di più, però non ha potuto fare gli altri due corsi. Quindi nel nostro lavoro dovremmo invece guardare con decisione anche al mondo stellare, perché come vi ho fatto nello schema prima, dovremmo arrivare minimo fino alla Via Lattea, dove vi ho detto che l'io di gruppo, o perlomeno la maggior parte dell'io di gruppo delle piante, si sta ritirando, oppure fino alle regioni cosmiche,
per modificare in modo significativo le piante. Modificare vuol dire genetica spirituale per indurre resistenza al caldo, al freddo, al secco, ai pollini, ai 5G e avanti di questo passo. Ci arriveremo, coraggio, il materiale c'è, basta avere tempo, pazienza, creiamo delle buone basi e poi riusciremo ad arrivare a questo. Spero di aver risposto. Abbiamo una domanda estemporanea, anzi due. Ah, ai, 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 non sono preparato. Allora, cominciamo da Monica e riporto questo schema di prima che può servire forse per la sua domanda. Lei dice: comprendo l'azione dello spirito nel fisico e dell'astrale nell'eterico. Potresti indicare anche un'azione eterica che possa agire nell'astrale? Chiede Certo, un esempio. un esempio eterico vuol dire ritmo. Mi faccio una bella passeggiata in un posto ameno, senza essere in mezzo alle fabbriche, e il mio astrale, quindi la mia anima, ne è felice, ho il buon umore. Allora, un'azione eterica ha agito sul mio corpo astrale. Ma Quindi, tutti i giorni alla stessa ora o in non ho mai detto generale? questo. No, chiedo per in quanto Se puoi farlo eterico. gli stessi giorni, stessa ora, c'era uno e usciva tutti i giorni alla stessa ora che gli abitanti di Königsberg fissavano l'orologio quando lui usciva di casa. Si chiamava Immanuel Kant. Critica la ragion pura. Non c'è nessuna sicurezza in ciò che percepisci. È la base del materialismo scientifico. Però era di un pignolo, di un pedante numero uno. Se vuoi farlo ogni ora, fallo ogni ora. Se vuoi farlo ogni mezz'ora, fallo ogni mezz'ora. L'importante è che la fai. Ecco. Basta che l'unica ginnastica che tu fai ritmica non sia quella della mano sul mouse, perché quello tu sai che ti paralizza nell'astrale, diventi sempre più freddo e avanti di questo passo. Poi abbiamo una domanda che non so bene se è una domanda o un'osservazione. Io spero che mi sentite ancora perché i comandi mi sono tutti disattivati. Negli elementi sodio, potassio, eccetera, sottintendeva le azioni delle relative costellazioni? Sì, ma sono tutti e due della Vergine. È la Vergine che nutre. Ho detto, questa è la madre che nutre, protegge e nutre ogni sua creatura. Protegge, sostiene e nutre. Quindi è la madre. Tutto è la membrana, diciamo, che chiude una cellula. Ogni membrana è una divisione. Ogni divisione è un'azione di Lucifero. Punto. 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 È scritto nella Genesi, quando si nascondono dopo aver mangiato quella fantomatica mela che non esiste, c'è scritto si vestirono di pelle. Tradotto dalla CEI, si vestirono di pelli, perché notoriamente faceva freddo nel paradiso terrestre. Quindi di pelle perché hanno preso questa forza luciferica che li separa dal rimanente, fondamentale per iniziare il principio della personalità, che poi nel tempo diventa individualità. Beh, allora, è abbastanza chiaro? Allora, questa membrana è un'azione luciferica, punto. Ma noi sappiamo che nella Genesi c'è scritto che Dio dice porterò inimicizia tra te e la donna. Quindi la donna, in questo caso la Vergine è quella che supera la membrana grazie al sodio e potassio e permette la vita dentro la cellula. Quindi la membrana in quanto pelle è luciferica, però la madre, che diciamo così, contrasta l'azione di Lucifero, permette attraverso questo scambio, una parola che non vorrei dire, ionico, permette lo scambio di queste forze di vita. Può bastare? Abbiamo fatto anche una parentesi momentanea sulle domande che ce ne arrivano ancora. No, grazie. Prego. Sì. Guardate che abbiamo da fare, siamo a pagina 3 e ne abbiamo 14. Beh, io sono tornato indietro. Vai, Siamo a avanti. pagina 7, chiedo scusa. Sì. Ero tornato indietro per non perdermi. 8, siamo a pagina 8. Siamo a Facciamo. metà strada. Prego. E incominciano le domande di Maurizio, mi sembra, giusto? Maurizio. Bene, vediamo se ancora. Sì, tutti e due rispondono grazie per la risposta. Soddisfatti.
No, io vi invito ragazzi a pensare in modo diverso. Tutto questo mondo che stiamo entrando è estremamente complicato per un motivo, che noi siamo abituati al pensiero lineare, causa-effetto. L'ho detto già, causa-effetto agisce nel piano fisico-materiale. Io tiro un sasso contro il vetro si rompe, causa-effetto. Ma nei piani sottili non è così. Abbiamo detto l'eterico agisce sull'astrale, lo spirito sul fisico e avanti di questo passo. Non è così, non è diretto, non è lineare, sono tutti rovesciamenti. Impariamo a rovesciare il pensiero, come diceva il Battista, che praticava un battesimo di mutamento di mente. Se io muto mente, potrò un giorno incontrare la forza di vita vera. La forza di vita vera è quello di colui che disse di se stesso: io sono la via, la verità e la vita. Perché o arriviamo lì o assisteremo alla fine di quanto ci circonda. Questo è il mio pensiero, che non è pessimista. Adesso è mossa. Avanti con Maurizio. Nella tua prima lezione, Maurizio non fa riferimento solo alla volta scorsa, ma ha fatto un ripasso degli incontri precedenti. Nella tua prima lezione, parlando dei 336 punti di vista, di cui un moltiplicando sono le quattro disposizioni dell'uomo, per disposizioni intendi gli arti dell'uomo? Eventualmente puoi fare qualche esempio? Allora, ci sono le 12 concezioni cosmiche zodiacali, 12, che si moltiplica per le 7 disposizioni dell'anima, quindi 12 zodiaco, che quindi faccio i 12, più dentro i 7 pianeti sono le 7 disposizioni dell'anima. Quindi posso fare 12 più 7, che fa 19, oppure 12 per 7, che fa 84. Poi ci sono le quattro tonalità di Sole, Luna, Terra e Uomo. Allora ci sono, come dire, quattro ancora toni, come un po' una sottigliezza che ancora io aggiungo, e quindi come risultato, nella somma, arrivo a 23, se non ho sbagliato. 12, 19 più 4, 23, che sono le lettere dell'alfabeto, un tipo di alfabeto cosmico. Oppure se io le moltiplico, quindi in dinamismo, ho i 336 punti di vista. Allora, per sviluppare questo, conviene leggere di Rudolf Steiner Pensiero umano, pensiero cosmico. Nelle carte che io ho preparato per questo incontro, quindi da domattina le avrete da scaricare, perché adesso vedendo sono un po' di errori di battitura, quindi vorrei metterli a posto, vi ho messo un estratto di due pagine praticamente, di questo pensiero umano, pensiero cosmico dello Steiner, dove ad esempio riprendo le 12 concezioni cosmiche. Il cancro è il materialismo, sono gli uomini che non trovano la via per lo spirito, si fermano a ciò che sanno, a ciò che pensano di sapere e a ciò che possono sapere e a ciò che procura loro l'impressione di sapere. Cioè, per un po'. Capricorno, spiritualismo. E avanti così sono 12. Non sto a leggerli. Poi ci sono le 7 disposizioni dell'anima, per cui Saturno, la gnosi. Quindi la gnosi si conoscono le cose del mondo per mezzo di forze cognitive che giacciono nell'anima stessa e non attraverso i sensi o altro. Questa è un'esperienza pentecostale, per chi vuole capire la Pentecoste. Poi c'è Giove, Marte, Sole, Venere, Mercurio, Luna. E poi le quattro tonalità. La prima è il Sole, che è il teismo, cercare Dio in tutto ciò che è esteriore, tipico dell'ebraismo. Poi c'è la Luna, Terra e l'antropos, l'uomo, l'antropomorfismo. L'uomo, rispetto alla sua concezione, si attiene a solo ciò che può sperimentare in sé, attorno a sé e in sé. Uno che dice: io sono il centro dell'uomo, non mi interessa della luna, dei pianeti, delle stelle, io solo quello che vedo, che tocco, che è qua dentro, è reale. Questo è l'antropos, diciamo, non l'antropos sofia, l'antropos morfismo, che nella forma dell'uomo crede di essere tutto. Noi siamo tutto, ma rovesciati.
Finché sto dentro la pelle, sono dentro il ciclo. Io devo rovesciare. E allora dentro di me, io so che gli organi corrispondono ai pianeti, le parti del corpo corrispondono allo zodiaco, le braccia corrispondono alla Via Lattea, e avanti così. Bene, questo l'ho inserito per che uno abbia un po' un'idea. Prego, seconda domanda. Per meglio comprendere quanto da te esposto, mi faccio i compiti a casa. Riguardo la tua seconda conferenza, hai trattato il tema del cognome, nome e soprannome degli elementi. Ho acquistato il libro di Hauschka, La natura della sostanza, e a pagina 185, parlando del cromo, afferma che è sotto l'influsso di Giove. Però, se faccio riferimento alla tua tabella temporale, considerando il suo numero atomico 24, trovo il cromo sotto l'influsso di Venere, soprannome. Lo stesso problema per il piombo con numero atomico 82, influsso del Sole, pagina 157. Dove ho sbagliato? Dal disegno di pagina 198 è difficile riconoscere i simboli e le sigle degli elementi e dei pianeti. Ecco, c'è un'immagine adesso, no? Ecco, Sì. allora il buon Maurizio ha mandato questa tabella. Non ti ho mandato quella giornata, adesso mi vedo benissimo. Allora, dove voi vedete il ferro, vai col ferro a metà basso. Ecco, ferro, vai avanti, gemelli. Sì, no, invece questo è acquario. No, vabbè, se vuoi te la mando io domattina. Vabbè, Sì, ma per chi vedrà poi la... il filmato. Acquario, Toro è giusto, Marte è giusto. Un altro che cambia è l'argento, quello sotto. Che invece che acquario, invece questo è Toro. Ma la tabella l'ha fatta Maurizio? Sì. Ok. Stato anche bravo, non so come ha fatto, poi me lo spiegherà come ha fatto, perché io non avevo dato tutte queste indicazioni, ne ha sbagliate poche. Poi a destra c'è pesci, invece togli pesci, diventa acquario. Marte invece è giusto. Poi c'è l'arsenico, sempre a scendere. Sì. Lì c'è successo un po' qualcosa. I primi sono tutti buoni. Ah, tranne uno, aspetta, dopo ancora. Arsenico, che era cancro lì, invece va toro. Sì. Poi abbiamo l'antimonio, che lì è cancro, invece va toro. Poi abbiamo il piombo, che lì è acquario, paleone. Stagno, che lì è acquario, va scorpione. Il famoso cromo, che lì è leone, va cancro. Poi torniamo su, torniamo allo stagno, vai a destra, che c'è scritto capricorno. Perché non vedo lo stagno? Lì, su, una riga sopra. Sì. Ah, qui. E va Sagittario. Poi devi tornare all'argento su di quattro righe. Sì. E allora a destra c'è scritto pesci. L'hanno No. già dettato, scusa, l'ho già corretto, ho sbagliato. Sì, va bene, il ferro ve l'ho detto. Devo andare sul cima, al quarto, il calcio. C'è scritto gemelli a destra, invece è toro. Bene, adesso per quello che ne so io è giusta, però Hauschka è un maestro, io sono un pifferaio in confronto, quindi scegliete voi chi seguire. Non so che altro Sono c'è. due logiche o... Non so che logica ha usato Hauschka e sinceramente non ho ripreso in mano il libro. Non ho questo tempo, chiedo scusa. Maurizio è stato bravo, che ha messo anche le pagine. Se chi ha messo le pagine non ho guardato le pagine. Per oggi sono giornate abbastanza piene, chiedo scusa. È così. Sì, del resto le domande sono arrivate tutte oggi, quindi non è che abbiamo Sì, avuto 2 giorni se per... mandaste le domande già domenica. Ecco. Poi Tutto tutta la colonna di destra, non so cosa sia, perché c'è scritto Saturno, pagina, Saturno, Giove, bene. Già ma messo i riferimenti, sì, ma basta. non c'è scritto sopra qualcosa. L'ho messo, come dire, che c'è sia Sole. Aspetta, è sbagliato per sole. Il sole è terz'ultima riga. Chiedo scusa. Il sole, ecco, diventa Mercurio. Spero di aver corretto tutto. Bene, questo è quello che io ho guardato.
La prima risposta che avevo preparato era: ho dato un'occhiatina veloce, c'è qualcosa di giusto o di sbagliato. Poi ho trovato ancora un quarto d'ora e sono riuscito a controllare le cose. Però un ottimo lavoro. Non so come hai fatto, perché io non avevo dato tutti gli spunti per cognome, nome e soprannome. Complimenti. Va bene, andiamo avanti. Poi sempre Maurizio chiede, dice, non voglio togliere spazio a domande più pertinenti, ma se il tempo te lo consente vorrei comprendere perché nessuno si occupa, o quali siano i problemi, nessuno si occupa di produrre la patata da seme. Da come ne parli sembra quasi che sia una cosa impossibile, da 500 anni nessuno lo fa. Allora, io ci ho provato, sono andato abbastanza avanti, so che gli amici sloveni, che probabilmente ci stanno ascoltando, ci sono anche riusciti a fare praticamente la patata, fa sopra un fiore, il fiore diventa una specie di pomodorino verde, bisogna stare attenti che maturi e si raccolgono questi semi. E poi si semina come un pomodoro, tanto per capirci. E il primo consiglio è, se tu si hanno i semi, di mettere in terra la buccia della patata, solamente l'occhio, proprio solo l'occhio con poca polpa dietro, quindi va messo in modo molto delicato, in un terreno molto affinato, e questo agisce un po' come fosse un seme. Bene, e quindi si può fare. E forse è meglio scegliere tipi di varietà medio-tardive, perché le premura, quelle precoci, in genere fanno poco fiore, poco seme. Buon lavoro, però in Slovenia, che stanno ascoltando, di sicuro ci sono riusciti. E hanno anche portato un po' di semini, però le mani sono due, e quindi bene. Andiamo avanti. Sì. Abbiamo l'ultima domanda di Maurizio. Riguardo invece alle piantine di fragole che troviamo in commercio, queste presuppongo sono prodotte da seme. Penso stia a noi rinnovarle periodicamente e non trapiantarle continuamente. Questi due quesiti li ho posti anche ad un agricoltore professionista, ma non ha saputo rispondere. Allora, le fragole sono riprodotte in genere per propagazione agamica, lo stolone, sapete, fanno quei getti, radicano e lì sono la riproduzione. Si possono anche riprodurre per seme, stando attenti che i semi sono sull'esterno del frutto, mentre in genere tutti i semi sono all'interno del frutto, la fragola è all'esterno, sono dei puntini gialli. Quindi bisogna con tanta pazienza tirare via questi semini e metterli in un bel letto di semina, diciamo in plateau un po' curato, e poi si possono fare le semine, le fragole da seme. Bene, adesso andiamo avanti, e stiamo andando avanti bene. Abbiamo ancora, abbiamo solo Gabriele, 21 per 6, è un'ora e un quarto, sì. Prego. Domande di Gabriele, che ringrazia. Ti sei riferito, dimmi. Volevo ringraziare Gabriella perché ha fatto un bel ringraziamento, ma non un ringraziamento perché non voglio sentirmi dire grazie. Il suo esordito dicendo: quanto lavoro, quanto! Sì, è vero, tanto lavoro. Va bene. Vado. Sempre. Ti sei riferito all'argilla connessa al sangue, che armonizza con forze ritmiche le polarità di calcare, il 500, e silice, il 501. Calore e luce solare si risvegliano nell'argilla esposta al sole, elevando la pianta alle forze di luce e calore. Sì, in realtà le domande erano più lunghe, le ho spezzettate per Ok. poter un po' rispondere. Sì, è giusto, farei una precisazione. Allora, io queste precisazioni non lo faccio per essere pignolo, per far vedere che, diciamo, mi piace il pelo nell'uovo. Ma se noi vogliamo fare questo lavoro e riusciamo e vogliamo arrivare ad una meta, tipo fare le nuove piante genetiche o altro ancora, dobbiamo essere molto, 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 molto precisi. Molto, perché dall'altra parte, quelle entità che stanno dall'altra parte, che governano la crescita delle piante, sono molto, molto, molto precise. Bene, allora è giusto, l'argilla ha la capacità,
esattamente di ricordare, vorrei mettere la capacità di ricordare oppure di far risorgere nel vivente la memoria di ciò che il vivente ha accolto in sé durante il solstizio estivo. Durante la famosa notte di San Giovanni, l'anima della terra, delle piante, degli animali, dell'uomo si espande nel cosmo. E lì viene vista, c'è un dialogo, che adesso non sviluppiamo. C'è un dialogo con l'Arcangelo Uriele che pesa e soppesa come noi abbiamo trattato le piante, gli animali, eccetera, o anche gli uomini, o la terra, eccetera, eccetera. C'è un giudizio e in base a come noi ci siamo comportati, quindi un giudizio morale, in base a ciò che noi portiamo nel nostro cuore, ci vengono date le immagini per l'anno futuro. Allora, a San Giovanni, come dire, facciamo un... Mi viene da dire un termine che adesso farò ridere qualcheduno, un upgrade, cioè ci carichiamo delle immagini del futuro. Queste entrano dentro di noi, sprofondano, spariscono, io non ne so nulla. A Natale, con le notti sante, cominciano a riemergere. Vedete che un rovesciamento arriva giù, sprofonda e torna su. Io spero che comprendiate questo, no, si comprende, ma perché, per cui quando ho messo anche i preparati che scendono, salgono, eccetera, eccetera, perché la natura fa così. Le azioni sottili, le più alte, le vanno nel più basso e poi tornano su. Quindi, dopo Natale, tornano su con le notti sante, esattamente prima per il mondo minerale, quindi lo vedremo dal 18 di gennaio, i cristalli cominciano a crescere nella madre terra, poi per i vegetali, e quindi arriviamo alla famosa candelora, e poi arriviamo per gli animali e poi per l'uomo. Quindi l'argilla è quella che permette di far risorgere queste immagini cosmiche. Questo che lo Steiner ha detto nella dose adeguata di cui vi dirò. Quindi l'argilla è quella che permette alla natura, parliamo della pianta adesso, di ricordare ciò che ha ricevuto a San Giovanni. E questo che ricorda si manifesterà durante la crescita nell'annata seguente. Per cui questo è il grande segreto di dirigere la crescita delle piante, aiutarla a ricordare bene e prima dobbiamo aiutarla, San Giovanni, a salire bene. Ma questo se noi la curiamo con dedizione e con devozione, sicuramente questa immagine che questa pianta, il corpo astrale della pianta che salirà nel cielo, sicuramente sarà gradito alle sante gerarchie. E sicuramente riceverà le immagini necessarie. Io parlo di immagini. Chiaramente, se una pianta è annuale, l'immagine entra nel terreno e magari io non coltivo più quella pianta, ma quell'immagine si manifesterà a 10, 100, 1000, 10.000 chilometri distante. Non dobbiamo pensare in termini riduttivi spazio-temporali, perché abbiamo capito che il tempo si rovescia. Ma anche lo spazio si rovescia, anche la vita si rovescia. E piano piano ci arriveremo, piano piano ci arriveremo, perché quando arriveremo a comprendere che tra un'azione diretta e l'azione indiretta c'è questo rovesciamento, se io mi metto in mezzo, posso muovere le cose. Questo poi mettersi in mezzo vuol dire, anticipo solo per chi magari così comincia l'orecchio a farsi, entrare in tempo, spazio e vita zero, dove zero non vuol dire nulla, zero è un cerchio che vuol dire tutte le possibilità. Ho qui davanti una persona che aveva una ghiandola ingrossata da anni, qui sulla mandibola, è stata posta in tempo zero, ci è voluto un anno, però questo ingrossamento che durava da anni non c'è più. Quindi si può muovere una cosa nel tempo. Questo porterà a molte conseguenze, però non siamo più nei pianeti, non siamo nemmeno nello zodiaco. Cominciamo a essere in Via Lattea. Va bene, ci arriveremo pian pianino. Come dicevo anche prima, le carte ci sono. Basta che teniamo duro, la costanza di andare avanti e cerchiamo di fare questo lavoro. Bene, avanti.
Quindi stiamo parlando dell'argilla. Sì. Riprendiamo le domande. Essa è ambasciatrice del Capricorno, connesso agli arcangeli, spiriti del fuoco, creatori della luce. Tramite l'argilla, dal greco argos, bianco, splendente, l'azione mercuriale cristica eleva la coscienza della pianta dalle radici, superando le forze di densità e gravità, verso le regioni cosmiche di luce e calore. Allora, intanto complimenti Gabriella perché stai studiando molto, ti fa onore e mi fa piacere ricevere queste domande. Visto che sei brava, allora metto la lente di ingrandimento. Allora, la coscienza della pianta è di tipo sonno profondo. Allora, il minerale corrisponde allo stato di trance. La pianta è un sonno profondo. L'animale è un sogno. E solo nell'uomo c'è la coscienza di veglia. Quindi la pianta è in un sonno profondo e quindi si attiva da questo sonno profondo quando interagisce con l'io della terra. E l'interazione della pianta con l'io della terra avviene sotto l'apparato radicale. Sotto l'apparato radicale, lo vedremo, vi è la coscienza della pianta con l'io della terra. La testa come coscienza. Per cui, ancora una volta, gli apparati radicali deboli, ridotti, meristemi, talee, che non hanno fittoni, impediscono anche o riducono questa funzione. E, bene, dovremo lavorare anche su questo, creare un apparato radicale virtuale su piante che hanno un apparato radicale ridotto, crearlo virtuale, che non vuol dire virtuale come la realtà virtuale di elettronico, ma eterico. Dovremmo creare un apparato radicale eterico che abbia la funzione e che sopperisce la mancanza di apparato radicale fisico. Questo fa parte del lavoro che dovremo fare e con pazienza lo faremo. Adesso stiamo mettendo giù le basi. Avanti. Procede? Sì, se può bastare va bene. L'argilla attiva il processo sale, cristallo, forma, connesso al calcare, terra, ossa, trasmutando il dolore della caduta e della separazione nell'amore puro dell'unità col tutto. Bene, qui non ho niente da dire. Perfetto. Ricordo che appunto questa è la funzione di portare su, di ricordare le immagini cosmiche ricevute a San Giovanni. Dobbiamo vivere questo respiro. Chi comanda è lo spirito, non il nitro fosca, capite? È lo spirito che comanda, che agisce nell'astrale, che agisce nell'eterico e poi si rovescia nel fisico. Funziona così. Noi abbiamo dimenticato i piani superiori. E quelli che fanno biodinamici, qualcosa, parlano di eterico. Già di astrale non si parla, di spirito ancora di meno, oppure si mette a capocchia. E anche tanta gente che è già sensibile, non so, quando fa la benedizione del cibo ringrazia gli esseri elementari. Ottima cosa. Ma gli esseri elementari sono i servitori del piano astrale che è servitore del piano spirituale. Se il capo da sopra non dà il parere favorevole, gli esseri elementari non faranno niente. Cioè, bisogna ampliare la coscienza. Però all'inizio va bene anche così. Nelle Sefirot sarebbe uscire da Malkuth e andare in Ieso. Ho parlato per chi studia le Sefirot. Avanti. La silice, come polarità imponderabile, sulfur, si condensa in materia ponderabile tramite l'azione di sacrificio delle salamandre, etere di calore, e di amore delle silfidi, etere di luce, di cui è amplificatrice e materializzatrice. L'alchimia del solve et coagula. È corretto? Sì, è corretto. Sempre un po' di precisazioni, che la silice, insieme alle altre sostanze diluite nell'aria in modo omeopatico, viene condensata in materia. Quindi non solo la silice, anche le altre sostanze. Allora, nel terreno, nella terra, ci sono tutti i minerali e i metalli, questo lo sappiamo. Qualcheduno sa, ma spero che lo sappiate anche tutti, che anche nell'acqua del mare ci sono tutti i metalli e i minerali
che sono nella Terra, solo in una forma molto più rarefatta. Ma anche nell'aria sono presenti, in una forma ancora più rarefatta. Quindi il rarefatto del rarefatto diventa un imponderabile, quello che noi chiamiamo in modo un po' semplice omeopatico. Omeopatico vuol dire estrema suddivisione, non è proprio esatto perché manca la dinamizzazione. Il vento dinamizza però, e anche i fulmini fanno la loro parte. Quindi nell'aria c'è tutto, e tutto viene condensato da ogni organismo vivente. Abbiamo detto la volta scorsa che l'uomo dal collo in giù è sostanza omeopatica presa attraverso i sensi, soprattutto la vista, condensata. Nella pianta potremmo dire che quindi dal collo in su, dal colletto in su, tutta la parte verde è sostanza cosmica condensata. Quindi questo lo possiamo sviluppare meglio. Così usiamo la lavagna. Allora qua. Allora, facciamo la nostra pianta. Allora, noi abbiamo terra, acqua, aria e fuoco, radice, foglia, fiore, frutto. Bene, noi abbiamo tre nutrizioni nella pianta. La prima nutrizione è quella che studia il chimico, la soluzione circolante, che vuol dire sali minerali più acqua. Quando si concima col chimico bisogna bagnare sali minerali più acqua. Concimazione, diciamo, nutrizione grossolana. L'avevo messo anche nello schema dei pianeti e tutto quanto. Poi vi è la fotosintesi. La fotosintesi che vuol dire foglia più acqua. Quindi luce, aria, luce più acqua. Questa è la fotosintesi, questa è la grossolana. Il chimico, N più K, però lo fa anche il biologico, anche la pianta lo fa, con le radici tira su queste sostanze. Questa è la fotosintesi. Però quello che ci sfugge è che c'è una terza nutrizione che è data dall'aria più il fuoco. Questa è la terza nutrizione, che è la nutrizione cosmica. Che non è localizzata qui, ma è data dall'aria, quindi le sostanze omeopatiche presenti nell'aria, e dal fuoco, il calore. Abbiamo visto calore estivo, calore invernale, sottoterra, sopraterra. Il nostro scopo è di attivare la terza nutrizione. Se io attivo la terza nutrizione, che esiste in tutte le piante, più o meno sviluppata, più la pianta è ingentilita, più perde questa capacità nutritiva. Le selvatiche, le piante pioniere sono tutte fatte con le spine. E allora Darwin ci ha insegnato che questa lavagna bisogna metterla a posto. Darwin ci ha insegnato che le spine servono per difendersi, perché è tutto visto come guerra, non è visto come amore. La vita è amore, non è guerra. E invece queste spine non sono altro che antenne per ricevere la vita. Quindi c'è l'ombra, dai. Non ti si vede per niente. Vabbè, pazienza, devo vedere il disegno. Bene, guarda, c'è un'ombra qua che si muove, guarda. Quindi, le piante pioniere, quelle che vivono in terreni desertici, le prime che arrivano, sono fatte per la nutrizione cosmica, perché hanno questi aghi, antenne captatrici della luce insieme al fuoco. Capite? Questa dovremmo imparare a potenziarla. Se io riesco a potenziarla in modo adeguato, posso fare a meno sempre più della grossolana e quindi fare a meno di concimale. E questo è uno degli scopi che almeno il sottoscritto da circa una decina d'anni ha sviluppato. Bene, avanti. Tu hai affermato che la pianta pura si nutre di luce, come 5.000 uomini che hanno attivato tale potenzialità. Se la pianta è l'uomo caduto rovesciato, essa diventa per certi aspetti un nostro modello evolutivo, non solo per l'alimentazione, ma anche per il respiro. L'uomo emetterà ossigeno che collega alle forze di vita, come la pianta, una sorta di fotosintesi. Sì, certamente sarà così. Quando l'uomo raggiungerà la purezza della pianta, quindi il piano eterico,
Quindi quando avrà educato, non represso, ma educato, sublimato tutte le brame e le passioni, arriverà a questo punto. E vabbè, sarebbe da tornare a quello schema del spirito astrale eterico. Ci aiuta quello lì. Le freccine. Sì, le freccine. Adesso vediamo così ci aiutiamo un po'. Bene, allora, guardiamo un po'. Guardiamo origine astrale, vedete? C'è sinistra astrale. Bene, questo è l'anima che comanda con le simpatie, antipatie, brame, passioni, eccetera, eccetera. Quando io l'avrò educato, non represso, mi raccomando, lui agirà dove? Freccia agisce sull'eterico. E quindi io invece che essere, permettetemi l'espressione, uomo puzzone che espelle CO2, sarò un uomo più eterico che espelle ossigeno. Questo vuol dire che il mondo delle piante avrà finito il suo ruolo e sarà stato completamente riassorbito. Quindi questo è una meta. La meta dell'uomo è iniziare a produrre ossigeno. Bene, possiamo andare avanti. Ah, scusa, ancora una cosa. Questo lavoro di trasformazione dell'astrale che agisce poi sul nostro corpo eterico ha un nome, prende un nome ed è quel nome dove lo Steiner ne ha parlato per 3 pagine in Coberghis. Si chiama sviluppo della pietra filosofale. Quindi quello che vi sto dicendo non sono cose strane. Sto cercando di mettere giù le basi per comprendere meglio quando lo Steiner si metterà a parlare di pietra filosofale, che noi come agricoltori diciamo, ma perché? In nessun testo lui ha parlato così tanto della pietra filosofale come con gli agricoltori. E la collega al carbonio, alla respirazione della CO2, quindi quello che vi ho appena detto. Questo dovremmo svilupparlo e comprendere come si fa attivare, iniziare un percorso di trasformazione della respirazione. Arriverà. Terza conferenza, ci arriveremo. Avanti. Inoltre, gli organi fecondanti della pianta sono esposti alla luce solare. L'uomo in futuro spiritualizzerà il processo tramite la laringe trasformata, come il puro calice del fiore, prevede Steiner. Va bene. Allora, va bene, però c'è una precisazione da fare. E lo dico non tanto per Gabriella, che visto che è bravissima, ma per gli altri magari che magari hanno più difficoltà. Il fiore, il seme, non è l'organo, diciamo, fecondante, assolutamente no. Per avere la fecondazione deve unirsi un maschile con un femminile, un maschile con un femminile. Il maschile è attivo, il femminile è ricettivo. Quindi il maschile è il seme e il ricettivo è l'humus. Se proprio al limite, anzi, vuoi che sposto la videocamera? Vabbè, sì, ce la facciamo. E l'humus, ecco qua il miracolo. Bene, allora il maschile, il seme, a sua volta è figlio di una polarità, che una polarità è il sole, l'altra polarità è la pianta, quindi l'eterico, vivo fiore. L'humus a sua volta è figlio di una polarità, dove l'elemento attivo è la sostanza organica in disfacimento e l'elemento femminile è il minerale che si disgrega la roccia, quindi diventa l'argilla. Quindi è sempre l'unione di due polarità. Allora, una polarità nella parte alta crea il seme, l'altra polarità nella parte inferiore crea l'humus, che è la parte femminile. Quindi il maschile poi si unisce al femminile con la semina. E io ho la nascita della pianta. Quindi sempre, questo in questo caso, è un'unione di polarità, quindi due poli che si uniscono, quindi c'è un dialogo mercuriale. Però non pensiamo che il fiore, che il seme, sia, diciamo così, la parte decisamente maschile. Non avviene lì la fecondazione, lì avviene la formazione dell'organo maschile.
e l'humus è la formazione dell'organo femminile. Voi capite cosa vuol dire coltivare su terreni sempre più poveri oppure nell'idroponica, cose di questo passo qua. Va bene. Forse una cosa ancora. Sopra l'unione è favorita dall'ape. L'unione, che l'ape è un animale solare, sotto dall'ombrico, che è un animale lunare. Anzi, la voglio anche un po', facciamo così, facciamo un ombricone e qua facciamo una bella pina. Ecco, che bella pina che ho fatto. Sotto abbiamo il mistero del Caicare, come il 500, e vi ricordo, per chi non lo sa, che l'ombrico ha delle ghiandole interne, tutto un intestino praticamente, tutte ghiandole interne a secrezione calcarea. Quindi quando la terra mista a sostanza organica passa dentro di lui, viene come dire impastata, ma se le sue ghiandole interne sono a secrezione calcarea, riceve questa forza del Caicare vivente animale. Camomilla, calcare vivente vegetale. Lombrico, calcare vivente animale. 500, calcare vivente spirituale. Ho finito. Il nostro sangue rosso è clorofilla con l'aggiunta di io e corpo astrale, ma evolvendo, il sangue, libero da impulsi e brame, dovrà tornare ad essere puro come linfa. Infine, la pianta è maggiormente connessa con l'eterico. In futuro, eterico sarà l'uomo in una terra eterizzata. Che cosa ne pensi? Che sarà esattamente così, e sta a noi prepararci adesso. Il futuro si prepara prima. Se io domani devo andare in gita, oggi preparo le cose per andare in gita. Oggi è il tempo proprio di preparare questo futuro. Oggi che il Cristo agisce come non mai nel piano eterico, è il momento di preparare, di fare questo passo sempre più coscientemente nel piano eterico. Noi con tutti i reni naturali. Quindi perfettamente d'accordo. E concludiamo l'intervento di Gabriella con l'ultima domanda. Steiner afferma che l'euritmia è scultura in movimento. I gesti euritmici sono le forze formatrici e di crescita viventi nel corpo eterico. La parola cosmica si esprime in 12 movimenti consonantici di origine stellare che supportano in eterico la vita della pianta. Tu hai detto che sostituirà i preparati. È previsto un approfondimento? Sicuro che lo faremo. Certo che lo faremo. Ricordo una cosa, che le vocali scusate, corrispondono ai pianeti e le consonanti non corrispondono allo zodiaco, come erroneamente dicono molti e molti e molti ritmisti. Ma lo Steiner ha detto che vengono da dietro lo zodiaco. Quindi con le consonanti noi abbiamo minimo la Via Lattea. E forse anche di più. Quindi avremo da una strada per arrivare dove ci interessa arrivare. Bene. E un primo esempio che faremo sarà per le 13 notti sante, che quando le spiegheremo le potremo dare anche con preparati, come si fa poi a sostenerle con i preparati. Ma a me quello che piace di più è fare una serie di gesti euritmici che hanno la funzione dei preparati. Quindi sì, sicuramente lo faremo. Abbiamo concluso. No, c'è ancora Riccardo, te l'ho mandato. No, entrambi i file che mi hai mandato non c'era Riccardo. Devi avermi mandato due volte lo stesso. Non credo proprio, va bene. Mi fai leggere? Me la leggo tutta io allora. Va bene. Da Riccardo. Se noi come esseri umani possiamo, con il lavoro spirituale portato nella vita quotidiana, percorrere la via secca, la via secca è quella tra fuoco e terra, e riconnetterci al fuoco, tornando così con nuovi talenti da donare nella vita quotidiana, grazie allo sviluppo delle tre coscienze superiori,
Anche il mondo vegetale può, attraverso noi, sempre che diventiamo esseri umani evoluti, fare l'equivalente della nostra via secca. Spero che non vi siate persi. Quindi il mondo vegetale, vi rispondo, ha una sua evoluzione, ma non sono le singole piante che evolvono. È l'io di gruppo delle piante che evolve. E l'io di gruppo delle piante evolve grazie alle esperienze che fanno le piante sulla terra. Quindi grazie al lavoro che noi facciamo con le piante. Più le trattiamo male e più l'io di gruppo, abbiamo detto, non si riconosce più in queste piante, non può evolvere e quindi si mette in pausa, in stand-by e si ritira. Abbiamo detto che si ritira, la maggior parte sono in via lattea. Quindi dipende dal nostro lavoro dare una possibilità evolutiva agli io di gruppo delle piante. Quindi gli io di gruppo delle piante torna a interessarsi di quella pianta, quindi la nutre, perché lo io di gruppo e spirito agisce direttamente nel fisico, ne permette una migliore manifestazione fisica e evolve. Evolvere vuol dire che lui, sì, come io di gruppo, si suddividerà, si moltiplicherà in infinite parti di io individuali. Fra molto, molto, molto tempo questo accadrà, questi io individuali saranno i futuri uomini. Stessa casa, stessa cosa, accadrà un po' prima per gli io di gruppo degli animali. Bene. Quindi la via secca la dobbiamo fare noi e le piante riceveranno queste forze che tramite il nostro lavoro che permetterà loro di evolvere nel senso degli io di gruppo. Questo è importante. Le piante tal quali non diventano uomini, non diventano animali e anche gli animali non diventano uomini. Non siamo nella metempsicosi in tutto. Bene, seconda domanda. Se noi in via secca riuniamo terra e fuoco, per il vegetale si tratta di riconnettere fuoco e aria? Non so da dove l'hai presa questa. La via secca, che è la via micheliana, è la via evolutiva. Fuoco e terra, la via evolutiva. La via umida, invece, la via di Raffaele, quella di acqua e aria, è la via curativa, ma non è evolutiva. Raffaele vuol dire Dio guarisce. Terza domanda. E se noi diventiamo nuovo fuoco, con nuovi talenti in noi, quindi la nuova coscienza della terra, allora saremo noi a dare questa possibilità al mondo vegetale, in quanto daremo nuove connessioni cosmiche alle piante, tramite l'azoto, tramite i nostri talenti conquistati e tramite le modificazioni dei nostri corpi in atto, unendo così per loro fuoco e aria. Sì, fuoco e aria, non ho già detto, non so da dove l'hai presa. Sarà l'uomo evoluto che porterà avanti l'evoluzione e questo grazie, adesso qui bisogna stare attenti, all'impulso del Cristo e a quel famoso oro trasparente che il Cristo ha donato 2000 anni fa alla Terra, al centro della Terra, di cui ha parlato Johanna von Kaiserling. L'abbiamo parlato nella prima conferenza, io non l'ho mai ripreso volutamente, ma questo sarà lo strumento fondamentale del nostro agire. Non l'ho ripreso perché siamo ancora all'inizio e, come dire, bisogna un po' coordinarci un po' meglio su tante cose. Ma impareremo a usare quell'oro trasparente, spirituale, cristico, evolutivo. Questo sarà il vero preparato. Ma il vero preparato, quindi, sarà l'uomo che giunge all'altezza di poter interagire con questa sfera di oro trasparente. Quindi dobbiamo lavorare noi dentro di noi. Pagina 14, finite le domande. C'è qualche cosa in chat? Sì, ci sono dei ringraziamenti dalla Spagna. Grazie a voi. Che Carlo Sprico, chi è? Jesus San Segundo. Jesus San Segundo. Carlo, e Jesus. Anche Riccardo ti ringrazio per la Prego. Risposta. Tata. Bene, sembra che la serata si possa concludere, sì. Allora. Ci vediamo che sarà tra una dozzina di giorni
Andiamo avanti con la seconda, sì. Ancora con la seconda conferenza. Spero di finirla in un incontro, se no saranno due, perché ci sono diversi punti fondamentali in questa seconda conferenza. E poi fuochi d'artificio con la terza. Sai che ringraziano di averci informato sul lavoro euritmico per la natura e il cosmo che farai. Era un'attesissima attesa. Posso sapere chi è questa persona? Tu solo il La Monica, Monica di Stefano. nome? Ah, Sei bene. davvero molto contenta di questo sviluppo. Bene, se ci fosse un eritmista bravo, diciamo, ma bravo non vuol dire che sa fare bene l'eritmia, bravo vuol dire aperto di mente e di cuore, che sa uscire dagli schemi, quindi prima deve conoscere il passato, poi uscire dagli schemi, perché l'eritmia, come tutte le cose, è datata. Ma non perché è sbagliata, perché i tempi sono cambiati. La pedagogia, quello qui è un bambino di oggi rispetto a un bambino di 50 anni fa, è tutta un'altra cosa. Rispetto a un bambino di 100 anni fa, è un abisso, che il genitore anche già lo sa. E quindi noi vediamo l'agricoltura come è decaduta l'agricoltura. E anche l'eritmia va elaborata in un modo diverso. Vedremo quello che riusciamo a fare. Mi dispiace, non sono solo un piccolissimo praticante di eritmia, avrei voluto conoscerla meglio, ma non si può fare tutto. Bene? Arrivano i ringraziamenti, vi ringraziamo tantissimo anche noi per essere sempre qui fedelissimi. Volevo dirvi che il frumento per i celiaci, uno è stato seminato, l'altro saranno seminati, il terreno sta rispondendo molto bene. Perché per fare una pianta, modificare una pianta, minimo bisogna andare in via lattea. Ma anche il terreno deve essere portato in via lattea. Perché? Perché affinché quella pianta si modifichi, deve anche affondare le radici in un terreno che abbia una capacità di dialogo superiore. Capite che con i preparati biodinamici, che sono preziosissimi, ma usarli come ci è stato dato 100 anni fa, non riusciamo a ottenere questi risultati di cui oggi c'è assoluto bisogno. Quindi dobbiamo avere la mente aperta per fare nuovi passi. Io questo lo voglio fare con voi, vedremo quanto riusciremo a fare insieme. Sicuramente nel tempo avremo sempre meno gente che seguirà questi incontri, perché saranno sempre più gli scandalizzati. Poi magari fra 5-10 anni vedremo chi ha visto più lontano. Grazie per la vostra presenza, che mi stimola a fare questo lavoro, altrimenti lo tenevo per me e poco via. Silvia, chiudimi la voce, perché sennò io vado avanti. Ecco, Ti mandiamo a letto. mandatemi a letto. Intanto stavo rispondendo a una signora che è disposta ad aiutare con l'eritmia. Bene, mi serve un'eritmia spirituale, non voglio quella artistica, non voglio quella terapeutica. Serve un'eritmia spirituale che vada almeno sulle 12, no, diciamo almeno la Via Lattea, dai. La vuoi già pronta e finita? Meglio, e magari che mi insegni, sarei ancora più felice. Bene, con questo direi che abbiamo scoraggiato qualunque Ed è tentativo. così, tutta la vita, quando siamo nati, cacca pipì sapevamo fare, basta, Poi si impara, ti applichi, come mi ha stupito Gabriella quando ho scritto. Quanto lavoro, quanto lavoro. Dico sì, se una cosa ci tieni, ci dedichi il tempo necessario. L'agricoltura per me sono 45 anni, è la mia vita. E quindi non è lavoro, è piacere. Quindi chi ama l'eritmia è piacere. Beata l'ora di aprirsi a nuove dimensioni. Bene, dai, Basta. concludiamo. Ecco, cominciamo. Vogliono che gliela insegni tu. Grazie, grazie, come che cariche siete. Gentilissimi. Quindi proprio, guarda, non fatemi pentire di certe affermazioni che faccio. Ok, nuova gente, ragazzi miei. Io questo corso è la mia eredità che lascio. Questo non vuol dire che lascio, però è una bella eredità. Chi vuole prendere può portare avanti. Benissimo, grazie a tutti, concludiamo, buonanotte, buona serata.
E grazie ancora di essere qui. Ci vediamo la prossima Alla volta. prossima, grazie di tutto.